Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Molto importante anche questo brano del Vangelo. Siamo ormai nel tempo ordinario, quindi stiamo seguendo un po' da vicino il Vangelo di Marco. Siamo un po' agli inizi, all'interno proprio di quella prima parte del Vangelo in cui c'è il segreto messianico, cioè Marco fino a un certo punto non ci rivela che Gesù è il Cristo, però ci mostra delle azioni per cui, mettendole insieme, ci accorgiamo che questa persona è una persona speciale, una persona particolare, perché comanda gli spiriti immondi e gli obbediscono, guarisce le malattie, e al paralitico ridà la possibilità di camminare. E qui adesso abbiamo anche la capacità di Gesù di governare o di comandare ai fenomeni atmosferici. E quindi ce lo dimostra proprio in questo, è un quadretto, se vogliamo. Cerchiamo di capire quali sono gli elementi adesso. Intanto dice: in quel medesimo giorno. Quale giorno? Era un giorno in cui Gesù aveva raccontato quattro parabole e quindi era stanco, la gente lo aveva seguito, lui aveva predicato, aveva raccontato queste parabole, eccetera. E perché dico era stanco? Perché dice: lo presero con sé così com'era nella barca. Come era? Non ce lo descrive Marco, non ci dice niente, ma ci ha raccontato un po' l'attività che aveva avuto quel giorno, quello di insegnare, quello di farsi capire dalla gente, quello di seguire e nello stesso tempo, come dire, tirare su lo spirito di quelli che lo ascoltavano. E venuta la sera dice loro: passiamo all'altra riva. Siamo sul lago di Genezaret e Gesù vuole andare dall'altra parte, dove c'è la Decapoli, quindi in una zona non più completamente galilaica, ebraica, eccetera, ma una zona una zona pagana, se vogliamo. E allora loro lo presero così com'era nella barca. C'erano anche altre barche, per dire che non è un fenomeno, un qualcosa che riguarda soltanto la barca dove era Gesù, perché quando nel momento in cui si scatena questa tempesta di vento e le onde sembrano rovesciare la barca, penso che anche le altre barche risentivano di questa situazione di atmosfera perturbata. Quindi una salvezza che non è solo per la barca dove si trova Gesù, ma anche per le altre barche che ci sono vicine. E la cosa che è interessante che ci racconta Marco, dice: egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Ma Marco non era un discepolo di Gesù. Come fa a sapere che in questa situazione particolare Gesù non solo dormiva, ma dormiva anche su un cuscino? E dobbiamo precisare una cosa, che il Vangelo di Marco è il Vangelo di Pietro. Marco non era discepolo di Gesù, però ha seguito Pietro
è stato suo discepolo, lo ha seguito anche a Roma, per cui è Pietro che sta raccontando a Marco questo particolare in cui lui, come dire, questo altro miracolo, questo grande segno che Gesù pone e a cui lui era stato presente. Ed è tanta la loro paura nel vedere questo mare agitato, perché il lago di Genezaret è a 200 metri sotto il livello del mare ed è calmo generalmente, ma quando ci sono delle tempeste, sono veramente tempeste molto forti. E allora lo svegliarono e dice: ma come? Noi stiamo morendo, noi siamo perduti, la barca è piena di acqua e tu dormi? Quindi quasi con un tono brusco. Allora si destò, minacciò il vento, disse al mare: taci, e calmati, e il vento cessò, eccetera. Però poi li riprende per dice: perché avete temuto? Ci sono io con voi, non avete ancora fede, cioè non avete ancora capito con chi avete a che fare. E furono presi da timore e si dicevano: chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Cosa dice questo episodio alla mia vita, alla nostra vita? Penso che anche noi siamo una barca nel mare della vita. E quante volte anche noi siamo stati, come dire, sommersi o ci siamo trovati in una tempesta da non sapere governare. E quante volte, molto probabilmente, abbiamo detto: Signore, ma perché non ti dai da fare? Ma dove sei? Ecco, questo è il momento in cui noi dobbiamo ricordare, e a me sembra importante, ed è come è anche un'esperienza di vita, che in un qualunque momento della nostra vita, anche nel più terribile, Lui è con noi. E questo noi dovremmo ricordarci. Perché dobbiamo avere la fede di dire che tutto quello che ci capita non è sicuramente dovuto solo al caso, ma sono anche prove che noi ci troviamo ad affrontare, e non possiamo affrontarle da sole se non c'è Lui. È una cosa che, come dire, che veramente mi sta molto a cuore e che io ho sperimentato nella mia vita. Quanti problemi ci sono tra figli, nipoti e cose, quanti problemi realmente sorgono nella nostra vita. Ecco, ma Lui mi insegna a dire: ecco, abbi pazienza. Io dico sempre: Lui ha i suoi tempi. Se io chiedo, Lui mi esaudisce. Non quando dico io, ma quando lo dice Lui. E allora questo mi dà la serenità di dire: Signore, fa che la mia barca non affondi, e quando io ho paura, prendimi per mano e conducimi con Te. Thank you.